Ha scelto Cosenza Vittorio Sgarbi per presentare nella centralissima piazza 11 settembre il suo nuovo libro Dal cielo alla terra, da Michelangelo a Caravaggio, il terzo di cinque volumi della collana Il tesoro d'Italia. Vittorio Sgarbi, prima di illustrare il contenuto del suo libro, per oltre un'ora ha tenuto una vera e propria lectio magistralis incentrata sulla necessità di riportare nella politica la cultura. È significativo che Sgarbi parta proprio da Cosenza, con questo laboratorio della bellezza, con la lista che ha messo in campo qui per le amministrative e che possa dare un sostegno a questa idea che non abbiamo sempre avuto di città, che è una città che deve avere un suo sviluppo, una sua visione strategica e futura proprio incentrata sulla bellezza, che però la bellezza racchiude in sé anche quel concetto di bontà, di ricchezza proprio che un territorio può avere attraverso le opere che si possono realizzare e che lo rendono appunto più bello, cioè con la bellezza si genera ricchezza, si genera sviluppo, occupazione per i giovani, in uno scenario che prende a prestito il passato e la memoria che noi abbiamo delle cose più buone che sono state realizzate da chi ci ha preceduto e che le mette in relazione con quanto di buono la nostra società, la nostra comunità può esprimere oggi. La sintonia di intenti e il comune concetto di bellezza, come più volte ribadito da Vittorio Sgarbi, sono stati gli elementi determinanti per scendere in campo e dare pieno sostegno all'ambizioso progetto di Mario Occhiuto. L'idea che Occhiuto abbia anticipato i tempi in una sintesi di cultura, economia e politica mi pare cosa che voi che siete qua riconoscete e anche i suoi avversari. L'idea che Cosenza abbia dato un segnale così forte di ricominciare dalla bellezza mi ha indotto a fare questo simbolo, partito della rivoluzione, perché di una rivoluzione si tratta, laboratorio della bellezza e una capra, appunto. Consentendo perciò di votarlo liberamente.